Buongiorno, sono Marina Toschi, ginecologa. Ho lavorato nei consultori di questa regione per molti anni. Sono qui a parlare a nome dell'Associazione Ginecologi Territoriali, ma anche a nome della Rete Umbra per l'autodeterminazione, RU2020, un coordinamento di sigle che si è riunito molto rapidamente dopo la decisione della Giunta Tesei di abrogare l'aborto medico in modo ambulatoriale. Lo vogliono fare soltanto con ricovero ospedaliero. Chiaro che la donna può sempre firmare e uscire, però fare il ricovero ospedaliero vuol dire pagare 5 volte di più rispetto a fare un aborto all'ospedale, anche in ospedale o anche al consultorio, senza ricovero, perché ovviamente il ricovero costa. Allora, quei soldi, perché non usarli invece per la contraccezione, visto che in Italia la contraccezione, in Umbria in particolare, è tutta a pagamento? Non c'è una sola pillola che non sia più, che sia non pagata. Cioè, prima c'erano delle pillole in A, il governo Lorenzin ha levato le pillole in A, così come ha levato la possibilità di trovare la contraccezione di emergenza in ogni farmacia. Adesso la contraccezione di emergenza, per quanto lo dica il nome, è un'emergenza, prima del giorno dopo essere presa il più presto possibile, viene distribuita solo su richiesta, quindi la donna magari va lì il sabato sera, gli dicono sì, gliela ordino per lunedì, ecco, lunedì è tardi. Queste sono state azioni veramente contro le donne, contro la libertà sessuale e riproduttiva delle donne, quindi è molto importante che invece ci sia questa libertà e ci sia questa possibilità, altrimenti le ragazze fanno da sole, fanno su internet e a volte fanno male. Hanno delle cose che le fanno male, invece è importante avere un aborto al sicuro, un safe abortion come il resto dei paesi europei. Considerando anche che l'ambulatorialità consente maggior riservatezza rispetto al ricovero. Però non deve essere fatta neanche quella senza criteri, alla donna si chiede sempre di avere qualcuno vicino. In ospedale è difficile avere qualcuno vicino, spesso in ospedale sei sola, certo se cadi per te, se c'è un problema vengono sicuramente, ma non è che ti possono stare vicino a te, se tu sei a casa tua ci può essere con te il tuo compagno, tua sorella, la tua amica, deve esserci qualcuno, non devi essere sola in questo momento sicuramente, devi avere un numero di telefono a cui chiamare in ogni momento, perché se è un'emergenza, se è un problema, anche solo c'hai l'ansia, c'hai l'angoscia, vuoi doverne parlare, ne devi parlare, devi avere un telefono che ti risponde. Grazie. Tommaso Bori, capogruppo Partito Democratico, Consiglio regionale dell'Umbria. Qui al presidio contro la cancellazione del Day Hospital per l'interruzione di gravidanza con la RU486. Indietro, Medioevo, le donne contano sempre meno? Allora, noi siamo qua oggi per protestare e porteremo anche un atto all'interno del Consiglio regionale che sarà discusso oggi sulla cancellazione di un diritto che è quello di poter fare l'interruzione volontaria di gravidanza farmacologica in Umbria fino al 10 giugno, fino a che la Tesei su ispirazione di Pillon ha cancellato la possibilità di esercitare questo diritto in day hospital o in assistenza sanitaria domiciliare. Questo è il tema e nient'altro. Noi non permettiamo che si torni indietro su diritti acquisiti. Grazie. Lorenzo Falistocco, coordinamento provinciale Rifondazione Comunista. La giunta Umbra non perde tempo e torna indietro sui diritti delle donne. Questa cancellazione del Day Hospital per l'interruzione di gravidanza della RU4 con la RU486. Nuovo Medioevo? Siamo oggi qua in piazza, come siamo stati in piazza anche domenica, per una piazza che ribadisce ancora che non si può tornare indietro nel campo dei diritti e quindi sicuramente è una norma, quella fatta dalla giunta, che ci trova contrari, cioè, a indietreggiare l'Umbria appunto sul campo dei diritti dell'aborto, sui diritti delle donne e della loro autodeterminazione. È una cosa che non possiamo accettare, per questo daremo battaglia in tutte le modalità oggi, appunto domenica scorsa. Non ci fermeremo, sicuramente è importante anche questa manifestazione unitaria come era stata anche domenica e da questo punto di vista è importante fare opposizione ad una giunta che ci fa semplicemente tornare indietro, doveva essere il nuovo come si presentava, in realtà scopriamo che è il vecchissimo della politica e su questo sicuramente non possiamo accettare determinate decisioni. Grazie. Andrea Maori, dei Radicali di Perugia. Qui al presidio contro l'abolizione del Day Hospital per l'interruzione di gravidanza
con la RU486. L'Umbria sempre più indietro nei diritti delle donne? Sì, direi che questa è la prima palese dimostrazione di questa affermazione, perché con un tratto di penna si è tolto una delibera del 2018 che con grande fatica i movimenti femminili, femministi, radicali eccetera hanno ottenuto, cioè quello di un'assistenza domiciliare per l'aborto farmacologico. E adesso c'è un passo indietro, ritorniamo alle linee guida del 2010 viste come che sono quelle nazionali che regolano questa materia, ma viste in modo molto restrittivo. Praticamente le donne per poter usufruire dell'interruzione volontaria di gravidanza con livello farmacologico sono costrette a 3 miliardi di giorni di ricovero ospedaliero. E questo va anche in controtendenza, per esempio, con quanto sta deliberando la regione toscana, che addirittura favorisce una introduzione di gravidanze di questo tipo a livello ambulatoriale. Cioè, il problema è proprio quello di avere una idea molto protettiva della donna, quando invece a livello medico ormai sono stati fatti grandi passi in avanti e l'assistenza può essere fatta in modo molto più leggero. Grazie. A lei. Vincenzo Sgalla, segretario regionale CGIL, qui al presidio in Piazza Italia contro l'abolizione della, dei hospital per l'interruzione di gravidanza con la RU486. Che dire, sempre più indietro nei diritti delle donne? Mentre anche la Banca d'Italia certifica una situazione economica dell'Umbria in assoluto declino, la Giunta regionale non trova di meglio che fare un provvedimento contro le donne e togliere le risorse sulla non autosufficienza contro i pensionati. Io credo che siano entrambi sbagliati, farebbe bene la Presidente a ritirarli e immediatamente convocare un tavolo di discussione per riguardare il progetto per l'Umbria e la situazione economica della nostra regione. Grazie. Mario Bravi, segretario provinciale dello SPI CGIL, qui, Piazza Italia, presidio contro l'abolizione del day hospital per l'interruzione di gravidanza con la RU 486. Cosa dire rispetto a questa Umbria fuori dal coro sui diritti delle donne? Noi qui siamo, oltre che per dire no all'interruzione, all'intervento deciso dalla Giunta dei 6 che colpisce i diritti delle donne appunto sulla gravidanza rispetto alla RU486, siamo qui per questo, perché significa penalizzare ulteriormente le donne, ma anche per dire no al fatto che la Giunta dei 6 ha tagliato i fondi sulla non autosufficienza per gli anziani, quindi anche come sindacato dei pensionati manifestiamo per dire no al fatto che la Giunta regionale taglia risorse sul versante dei più deboli, quindi attacco le donne con appunto l'intervento sulla RU486 e il taglio delle risorse per gli anziani non autosufficienti, quindi due motivi per stare in piazza questa mattina per dire che la privatizzazione della sanità è assolutamente inaccettabile e i più deboli vanno tutelati e difesi. Grazie.